Allora, siamo qui con il presidente Nicola D'Ambrosio, presidente del FITET, del tennis da tavolo lombardo, quindi un grande riconoscimento. Presidente, lei come si è avvicinato a questo ambiente sportivo del tennis da tavolo? Come quasi tutti gli appassionati di tennis tavolo, da ragazzino giocavo, ho fatto gare fino ai 17 anni, poi mi sono allontanato perché io, come molta gente alla mia età, facevo due sport, mi occupavo anche di basket, e per un po' sono stato solo nel mondo del basket. Poi invece 20 anni fa ho ripreso a giocare, prima a giochicchiare, poi a fare qualche torneuccio. Alla fine mi ritrovo dopo un percorso di aver fondato una società, che ha vinto anche degli scudetti a livello italiano. Adesso mi ritrovo presidente regionale ormai da 8 anni. Da 8 anni quindi avrà fatto tante iniziative e quali per il prossimo anno, per i prossimi anni si prefigge di portare avanti? Allora, noi stiamo ormai da qualche anno mettendo in cantiere, abbiamo messo in cantiere un progetto sui giovani lombardi, investendo anche molte risorse economiche, tagliando a quelle che era possibile perché Roma non ci ha dato un euro in più. È stato il Consiglio regionale che ha deciso di risparmiare su alcuni capitoli di spesa e puntare sui giovani, e da quest'anno sono ben 18 mila euro i soldi che noi mettiamo a disposizione delle città che fanno attività sui giovani. Per cui il nostro obiettivo è certamente quello di promuovere la nostra attività sulla regione sui giovani. Perché consigliare ad un giovane, ad un bambino, di avvicinarsi al mondo del tennis da tavolo? Le dico solo una cosa, poi sono 10 mila le cose, ma quasi nessuno sa che in Germania ai bambini che fanno fatica a rispondere, per esempio, la maestra gli fa una domanda e questo non è che non sa la risposta, fa fatica a tirarla fuori, è timido, gli fanno giocare a tennis tavolo perché ti obbliga a prendere delle decisioni, la pallina passa, finita, hai perso il punto, allora sei obbligato a reagire. Ecco, questo allenamento alla reazione aiuta anche nella vita di tutti i giorni e questo è uno su tanti. Ma poi dopo, secondo me, è un ambiente splendido, pulitissimo, dove non ci sono troppi genitori che fanno sceneggiate che ho visto su altri sport, è veramente un qualche cosa di meraviglioso. Una ultima cosa del perché: voi dovete sapere che ogni tanto si possono prendere retine, spigole, eccetera. Bene, uno è obbligato a chiedere scusa. E prima che finisca l'incontro e dopo ci si stringe la mano, prima all'arbitro e poi ai giocatori. Fino a quel momento la partita non è finita. A me sembra che questo sia un insegnamento estremamente importante per i giovani. Siamo sotto Natale, ci si avvicina all'anno 2015, un anno importante per Milano e Lombardia perché arriva Expo. C'è la possibilità di interagire con paesi stranieri per eventuali iniziative? Avete qualcosa in mente? Abbiamo qualcosa in mente, proprio questa sera speriamo che Marzorati ci porti delle news da Roma importanti perché noi avevamo presentato due bei progetti, un torneo a inviti con grandissimi campioni da poter far fare e un incontro Italia-Milano-Shanghai, per cui c'è il passaggio di testimone tra Shanghai, ultimo Expo, a Milano, l'Expo di questa volta. Per cui sono due iniziative, secondo me, che danno grande risalto anche all'Expo. Speriamo che Marzorati oggi ci porti queste belle notizie da Roma. Cosa la rende più soddisfatto di questi 8 anni di presidenza? Il fatto che abbiamo quasi triplicato il numero dei giovani nei nostri tornei regionali giovanili. Questo, secondo me, è il vero termometro, perché è troppo semplice, troppo facile dire ho fatto, fatto, ma poi i numeri ci stanno dando ragione, perché avere 3 volte il numero di 8 anni fa è una cosa importante.